È finita la stagione, è un momento di bilanci, almeno in questo canale, soprattutto per il Sassuolo, eccetera. Però prima lasciatemi fare i complimenti alla Roma, che comunque ieri ha vinto la Conference League, quindi tanto di cappello, e al Milan, che molto sicuramente su quella partita ci saranno altri video, non vi spoilerò quali, però sappiate che ci saranno altri video. Almeno per quest'estate, e quindi non voglio fermarmi tanto su quella partita in questo video. La cosa che mi voglio soffermare tanto in questo video è proprio l'intera stagione del Sassuolo, che comunque facciamo finta che non è successo niente l'ultima giornata, eccetera. Non è andato poi così tanto male, perché devo essere sincero, io in primis pensavo seriamente che la stagione che è andata bene, però pensavo che andava molto peggio, devo essere sincero. La pura sincerità, visto che abbiamo cambiato allenatore. Ci sono stati due o tre innesti importanti, tra cui anche Frattesi e Scamacca. Quindi arrivare undicesimi dopo aver fatto praticamente per la prima volta Dionisi, per la prima stagione in Serie A di Dionisi, praticamente Scamacca, perché ok, che comunque l'anno scorso ha giocato in Serie A, eccetera, ma non con tutta questa continuità. E Frattesi, capite bene che comunque non è una roba da tutte le squadre, diciamo la verità. È vero che comunque se per puro caso la difesa non faceva acqua da tutte le parti, molto semplicemente noi fossimo andati già in Europa. Però visto che praticamente la prossima stagione si rifonderà praticamente tutta la difesa, almeno la difesa centrale, ora vediamo il calciomercato se ci fa arrivare nuovi e terzini, che comunque noi come terzini buoni, mi dispiace per gli altri, per me è solo uno, Kyriakopoulos, poi tutto il resto. Diciamo che fa un po' acqua da tutte le parti. Spero che comunque dalla prossima stagione vedremo Ryan, il difensore che ha fatto tanto bene nella primavera del Sassuolo. Io sinceramente ci spero tanto in quel ragazzo. Vedremo anche Eric, che anche lui comunque è un difensore centrale. Quindi diciamo che già qualcosino si è mosso in difesa, soltanto che dovremo fare molto di più. Poi avere un Dionisi che ha un anno in più di esperienza in Serie A e avere un anno in più in esperienza in Serie A di Frattesi e Scamacca, che è da sempre che ve lo dico e sempre ve lo dirò, secondo me questi due non se ne andranno da Sassuolo. Quindi vedremo il prossimo anno come andrà. Intanto diciamo che quest'anno è andata bene, però bisogna anche dire che contro le piccole bisogna migliorare e non poco, visto che praticamente abbiamo perso i punti per l'Europa proprio contro le piccole. Quando noi siamo favoriti perdiamo punti. Quindi magari anche là bisogna un attimino lavorarci. Quindi se lavoriamo in questi due fattori, difesa e mentalità, secondo me il prossimo anno ci possiamo togliere altre soddisfazioni e perché no, sperare nella Conference League, nell'Europa League o perché no, anche nella Champions League. Però bisogna un attimino vedere innanzitutto come andrà il calciomercato. E poi se Dionisi riuscirà ad andare nella testa e fare capire che ogni partita per noi è fondamentale,
fondamentale per andare nello step successivo, visto che ci manca sempre quel poco per andare in Europa, magari non in questo campionato, ma diciamo che negli scorsi campionati è sempre stato un po' così. Guardiamo l'anno scorso che per un gol non siamo andati in conference e guardate quella che ha fatto la Roma. Non dico che il Sassuolo avrebbe vinto la conference, perché questo è impossibile. Però diciamo che secondo me avremmo fatto la nostra figura, mettiamola così. Però alla fine ci è andato la Roma, ha vinto la Roma la conference, tanto di cappello, anzi li ringrazio di nu nuovamente, visto che era da un po' di anni che in Italia nessuno veniva con un trofeo internazionale come può essere la Conference League, che tutti comunque la snobbano, però è una cosa fondamentale. Quindi tanto di cappello, le arriveranno soldi in più solo per questo, e quindi loro potranno fare un mercato migliore sicuramente. Quindi ora bisogna vedere innanzitutto, come ho già detto, quello le scelte che farà la dirigenza, e perché comunque già dei giocatori si sono già inseriti, come appunto Eric in difesa e Luca Moro in attacco. Questo bisogna dirlo, però bisogna fare altri passi, perché come ho già detto comunque in difesa facciamo acqua da tutte le parti e ne salvo davvero davvero pochi. Poi qua sotto nei commenti ditemi un po' la vostra di quello che pensate del Sassuolo di quest'anno. E niente, fine alla fine, sempre forza Sassuolo, e noi ci vediamo ad un prossimo video.